È un luogo oramai diventato piazza di spaccio a cielo aperto, con gli acquirenti che si fermano sotto il ponte del Cavalcaferrovia per acquistare droga. È il Parco della Resistenza, dove nel pomeriggio di ieri la polizia ha effettuato un vero e proprio blitz. All'interno c'erano almeno 20 persone. Non tutti sono riusciti a dileguarsi. 5-6 sono stati infatti bloccati dagli agenti per poi essere controllati ed identificati. I due, provenienti uno dal Gambia e l'altro da Sierra Leone, non avevano documenti in regola. A terra, intanto, nascosti nei tombini e nell'erba, sono stati trovati una cinquantina di grammi di hashish e marijuana. La ricerca da parte degli agenti è stata anche a terra, tra gli strati di sporcizia, bottiglie e rifiuti, dove sono stati trovati i grammi di droga. 5 acquirenti sono anche stati segnalati alla prefettura quali consumatori di sostanze stupefacenti. Poco prima dell'arrivo della polizia sarebbe stata anche notata una signora alla guida di un'utilitaria che, dopo aver parcheggiato sotto il ponte, avrebbe atteso l'arrivo di un giovane migrante per poi abbassare il finestrino, prendere qualcosa e ripartire velocemente. La polizia ha già insistito perché in quella zona venisse potenziata l'illuminazione, visto che il parco è praticamente buio. Un'altra soluzione sarebbe anche quella dell'installazione di telecamere di videosorveglianza. Gli agenti, intanto, nel pomeriggio di ieri, coordinati dal vicario della questura e dal capo delle volanti, hanno fermato delle persone anche all'uscita del sottopassaggio dei Cappuccini, bloccandone una con dei documenti di soggiorno scaduti. Ad essere controllati sono stati anche degli avventori esterni del bar del capolinea alla stazione. Nel parco, hanno spiegato, ogni giorno passa di mano in mano la droga, in particolare la sera. L'amministrazione comunale ha già pensato di riqualificare la zona attraverso la creazione di un parcheggio da 100 posti auto. Il sindaco Matteo Ricci, inoltre, ha proposto numerosi luoghi in cui spostare il monumento alla Resistenza, tra cui il Parco Miralfiore, Baia Flaminia, Piazza Matteotti o il campus scolastico.